L'entusiasmo del tifo bianconero sembra essersi quasi totalmente spento. Perché? Perché i tifosi non credono più né a questa dirigenza né tantomeno al proprio allenatore. Ed è per questo quindi che una Juventus che non entusiasma e che vince soltanto 2 partite su 8 e quando lo fa non convince, sicuramente non può che vedere come principale colpevole Max Allegri. Attenzione perché in queste ore si sta cominciando a parlare di un'ipotesi. Tanto clamorosa quanto inaspettata, quella di un possibile ritorno di Antonio Conte. Antonio Conte che in questo momento chiaramente ha un'altra squadra, ma che comincia ad aleggiare il fantasma di Antonio Conte su Max Allegri. Lo stesso Max Allegri che quando è arrivato alla Juventus tanti anni fa fece qualche battutina sul passato della Juventus con Conte. E fu Allegri a sostituire Conte, questa volta potrebbe essere Conte a sostituire Allegri. Cerchiamo di capirci qualcosa, cerchiamo di capire cosa c'è di vero e soprattutto se effettivamente è uno scenario quantomeno plausibile. Io però prima ricordo di supportarci, quindi mi raccomando, FCM Sport, stiamo per arrivare a quota 46.000 iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportateci con un semplice like. E allora in questo momento Allegri sembra non essere pronto all'esonero, cioè ad oggi sembra Allegri che sta rischiando ma che dalle varie fonti giornalistiche non sembra essere pronto all'esonero. Certo è che un caso di sconfitta ad esempio col Monza, beh, lì sarebbe veramente da stare attenti. Già la situazione non era tranquilla. La sconfitta col Benfica ha ulteriormente complicato la situazione, perché come detto più volte è un Juventus che in 8 partite ne ha vinte soltanto 2 e quelle 2 che ha vinto non ha minimamente convinto. Ha vinto ma non ha convinto, con la Samp ha pareggiato e poi tanti risultati negativi. In questo momento in casa Juve c'è parecchia preoccupazione sul futuro, perché Allegri ha voluto un instant team rinunciando a qualche giovane come ad esempio Kulusevski e creando un po' di malumore, perché negli ultimi anni si è creato un po' di malumore. Lo stesso De Ligt, rifletteteci. De Ligt che arriva alla Juventus per formarsi e per soprattutto andare in una squadra di alto livello e che, lasciatemelo dire senza troppi giri di parole, diciamo le cose come stanno, scappa dalla Juventus. È letteralmente scappato dal contesto Juve, è scappato da un ambiente che non lo valorizzava e soprattutto è scappato da una squadra che non sembrava a livello delle altre. Allegri è uno di quelli che non si è opposto più di tanto, è andato su Bremer e va bene. Quindi in questo momento la Juventus sta valutando però delle ipotesi per il futuro e occhio perché c'è l'idea Antonio Conte. Antonio Conte va in scadenza nel giugno del 2023, quindi di fatto questo è l'ultimo anno col Tottenham ed è da anni che si parla di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. E su Antonio Conte io credo che ci sia da fare un discorso importante. L'unica cosa che mi preoccupa del possibile ritorno di Conte non è né un aspetto emotivo né un aspetto tattico né tecnico. È un aspetto di approccio. In che senso? Nel senso che in questo momento la Juventus ha un ambiente diviso, una sorta di scissione. C'è chi è a favore di Allegri, c'è chi è contro Allegri. Questo porta, e non è da oggi, è da un anno, forse ancora prima della sua esonero il primo, e questo porta a una scissione interna, divisioni, correnti di pensiero, chi è a favore di Allegri, chi è contro Allegri, gli Allegri out contro gli Allegriani. È un percorso che tra l'altro a me non piace, perché non mi piace essere di una fazione e quindi pensare che sia soltanto una la soluzione giusta. Io credo fondamentalmente che bisogna guardare i fatti e li giudicare, anche cambiando idea, anche svoltando, anche cercando di capire quella soluzione giusta. E Antonio Conte anche lui è un po' divisivo, anche lui è uno di quelli che arriverebbe alla Juventus ma con qualche dubbio, cioè anche lì la tifoseria sarebbe chi lo vuole e chi non lo vuole, e anche in dirigenza
c'è un Agnelli che non è esattamente convinto, c'è un Nedved invece che lo riprenderebbe a braccia aperte, così come è successo invece, faccio l'esempio, con Allegri, perché quando Allegri è tornato Agnelli era felicissimo di riabbracciare l'allenatore che lui non avrebbe mai di suo mandato via. Nedved non era così contento, perché Nedved preferiva un allenatore alla Sarri, un allenatore con un'identità e una idea un po' più europea, un po' più offensiva. Quindi da questo punto di vista Conte non mi entusiasma. Da fonti interne però vi assicuro che Conte parlerebbe e chiacchiererebbe molto volentieri con la Juventus, perché lui è uno di quelli che ha lasciato malamente la Juventus, ma tornerebbe volentieri. Al contrario, Agnelli ha dovuto subire l'addio di Conte ormai tanti anni fa, ma non ha mai gradito né accettato quell'addio. Io vi dico la verità, io l'entusiasmo che vedevo nella squadra di Conte non l'ho mai più visto. I primi anni alla Juventus, che erano anni con un grande centrocampo, con grandi difensori, ma con una rosa che non era nella sua totalità, c'erano tante individualità importanti, e c'era Marchisio ai primi anni, c'era Vidal e c'era Pirlo, ma Vidal ha creato Conte, c'era Bonucci, Chiellini e Barzagli, il trio che però è diventato grande grazie e soprattutto a Conte. Ma erano tutti i giocatori che prima di lui, a parte pochi come Pirlo, non è che avessero fatto i miracoli, ecco. A parte Buffon, poi tutti gli altri hanno conosciuto i loro migliori anni alla Juventus, ripeto, escludendo Pirlo. È vero anche che quindi quella Juve lì, con quell'intensità, con quel ritmo, con quella capacità di aggredire l'avversario, con quella voglia di mangiarsi il mondo, non l'ho mai più vista, neanche nei primi anni di Allegri, quando la squadra si giocava bene. Ma io credo che Allegri sia stato bravo a prendere la squadra di Conte e portarla a uno stadio più alto, ma non ha costruito lui una squadra, ha preso il lavoro di Conte, lo ha amalgamato e l'ha portato avanti. Io credo che Allegri con la squadra di Conte del primo anno, il primo scudetto della Juventus, non avrebbe minimamente vinto lo scudetto, anzi è stato proprio lui che col Milan, che aveva grandi nomi rispetto alla Juventus, ha perso quello scudetto. Quindi vi dico che io a Conte non... al momento dell'annuncio di un possibile Conte alla Juventus non storcerei il naso, perché l'intensità che dava Antonio Conte a questa squadra era qualcosa di incredibile. È vero anche però che... E comunque sono anche dell'idea che le cose col tempo si risolvono, si possono risolvere. Ho visto tante situazioni risolversi nel tempo con cose anche molto più gravi di un addio a una semplice squadra di calcio, quindi non mi sorprenderebbe una riappacificazione per il bene comune. È vero anche che l'unico aspetto che non mi convince tanto è l'aspetto proprio legato alla tifoseria e alla dirigenza. Sono tutti d'accordo nell'accogliere Conte eventualmente, sì o no? Se sì, ben venga. Se no, allora preferirei un allenatore che unisce tutti. E a quel punto, non so, mi viene un nome in mente, facciamo finta, un Zidane convincerebbe tutti, un Conte un po' meno. Per questo dico, da un punto di vista tecnico, io 3-5-2, moduli e quant'altro, vi dico, secondo me lo ascolterebbero tutti, perché Conte è uno di quelli che quando prende una squadra, magari non dura tanti anni, ti fa massimo 2 anni, ma quei 2 anni fa tanta roba. Forse si è un po' sminuito il lavoro di Conte all'Inter, ma l'Inter ha preso una squadra che non vinceva mai e l'ha portata a vincere in maniera solida in Italia. Ha ridato il concetto di mentalità vincente all'Inter, che non l'aveva da tantissimi, dai tempi di Mourinho. Ora sta facendo grandi cose col Tottenham. Dove va, fa bene. È inutile girarci intorno. Poi forse litiga con troppa gente, arriva al limite, porta al limite molti giocatori, ma è un allenatore, secondo me, di altissimo livello. Io sono l'idea che sia di un livello molto più alto rispetto anche ad Allegri, parere mio personale. Voi cosa pensate? Sareste favorevoli o meno a un eventuale ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus? Sì, no, soprattutto motivatelo qui sotto nei commenti.